Hai visto anche tu, sembrava arrabbiato. Ora che si è trasformato in Super Saiyan, Vegeta sembra diventato ancora più forte di Goku. Forse ha ragione. Potrebbe essere in grado di sconfiggere quei cyborg. No, è impossibile. Anch'io divento Super Saiyan. Ma per sconfiggere quei mostri i miei poteri non bastano, perché la loro forza è tremenda, sono indistruttibili. Vado con lui. L'idea non mi piace, ma non voglio che mio padre rischi la vita. Suo padre? Ha detto suo padre. Ma che cosa significa? È inutile continuare a nascondervelo. Quel ragazzo si chiama Trunks e Vegeta è suo padre. Tu, Bulma, sei sua madre. In altre parole, è così che diventerà il tuo bimbo fra qualche anno. Cosa? Ma in che senso? Stai scherzando, vero? In effetti un po' si assomigliano. Ora è tutto più chiaro e adesso capisco perché riesce a trasformarsi in un Super Saiyan. State a sentire, ci metteremo anche noi a cercare il laboratorio del Dottor Gelo. Dobbiamo distruggere quei cyborg prima che comincino a combinare altri danni in giro per il pianeta. D'accordo. Bene. Oh, Trunks, la tua mamma è proprio orgogliosa di te, lo sai, piccolino? Tu diventerai un ragazzo bellissimo, avrai tutte quante le donne ai tuoi piedi, ne sono sicura!